cittadina di Naruto è il punto d'inizio della prima fase del pellegrinaggio, quella del risveglio spirituale. Il primo tempio che visitiamo è chiamato Ryozen-ji. Questo tempio si può raggiungere via treno dalla stazione di Tokushima, città ben collegata con Osaka. Scendendo alla stazione di Bando, si procede per circa un chilometro fino all'ingresso del tempio. La tradizione suggerisce ai pellegrini di indossare un particolare tipo di abbigliamento, infatti essere riconosciuti come un pellegrino è molto utile. Essendo questo un cammino sacro, spesso chi non può farlo aiuta chi è sulla via, al fine di guadagnarsi la benedizione di Kukai. Culturalmente i giapponesi sono gentili e disponibili, inoltre vedere stranieri percorrere questo pellegrinaggio è per loro un grande onore. Gli abiti tipici, invariati da secoli, sono dunque i seguenti. Il tsukegasa, tradizionale cappello di paglia, è decisamente utile per proteggersi da sole e pioggia. La kui è una veste bianca che rappresenta la purezza e l'innocenza di chi si accinge a compiere il pellegrinaggio. La wagesa è una stola decorativa che il pellegrino deve indossare durante le preghiere e mai mentre mangia. Infine, il nokyocho è un libro in cui vengono raccolti i timbri di ogni tempio a testimoniare il compimento dell'avvenuto pellegrinaggio. Ci sarebbero molti altri oggetti, ma in nome della semplicità abbiamo optato solo per quelli veramente essenziali. Una volta acquistato il necessario nei pressi del primo tempio, siamo pronti per iniziare ufficialmente il pellegrinaggio. Attraversiamo dunque il Sanmon, l'imponente cancello sorvegliato da due minacciose statue lignee. Essi sono i Nio, i guardiani il cui ruolo simbolico è scacciare il male che si cela dentro ogni visitatore. Essi simboleggiano anche la nascita e la morte di tutte le cose.